Abbiamo percorso 20 minuti, percorso molto viscido, abbiamo già fatto una bella discesa dove abbiamo tastato il terreno e un bel fiumetto da risalire. Ecco, qua arriva di tutto. E bello, bello, per ora bello. Manuel Lettenbichler, are you ready to fight? Hopefully I'm ready to fight. Now I'm ready to fight and I'm really looking forward now for the next 4 days. Super bad. Yesterday a guy told me that you are in challenging with Billy Bolt for your mustache. It's more like there's no challenge going on, but you win. I win for sure. He's also growing one and I'm growing one, so it's like we came into a hotel and I was like, hey, what is this, a massage? It's fucking nothing. Billy is a rookie. Billy is a rookie. Yeah. Good luck, man. Thank you. Andreas sta preparando la moto del figlio Manuel. Tutto bene? Tutto bene, grazie Angelo. Everything is okay? I hope we'll see. I hope he's ready for the first race day. Yes. And yeah, I hope he enjoyed also, and I'm very excited. Super. See you later. See you later. Ecco l'inferno che ci aspetta. Adesso bisogna capire qual è la strada migliore da fare per evitare tutti questi fossi con le radici che si sono formati. Il blocker porta a casa la prima salita. Mi sono tolto il tappo di mezzo. Come on! Blogger chat! Ok, checkpoint. Number one. Number one, hi. It's all ok? Fine. Everything is good. Ok. Superato il primo checkpoint, secondo me ho messo dietro già un po' di colleghi della Iron. Tutto bene, una figata, guardiamoci attorno. A lot of fun. Siamo in cima alla montagna. Mi fermo un attimino per bere qualcosa. Lascio passare, poi tanto lo riprendo. Checkpoint number two. Oh, bene. Allora, tutto ok. Un po' di guidato, qualche discesa, salita toste e il terreno bagnato peggiora sicuramente la situazione. Andiamo avanti. Sono le 11, quindi 2 ore esatte di gara. Primo tank point, praticamente ci mettono a disposizione la benzina e anche la miscela. Refuel e anche un bicchiere d'acqua. Hello! Hello! All is good? Yeah. For you is easy, eh? Yeah. And for you? Not easy. Non poteva mancare una sezione con un po' di tronchi. Is good? Yeah, good, man. All good. Fantastic. Fantastic. This is the maniac. All the way from England for this fucking shit. Yeah. We are in holiday, yeah? Yeah. Totally holiday. Okay, service point. 5 minutes and 5 minutes to go. Okay guys. See you. Bye. Arrivare al service point e trovare un quasi concittadino che ti fa benzina non ha prezzo. Luca Fassetta. Grazie. Roberto, come sta andando? Ho rotto il freno davanti, sono senza freno. Mi sta Iron incastrata. Questa Iron non è una Iron, è una falsa Iron. Quindi ci stanno prendendo in giro. Hai capito Luca? Lo so. Ah, bella, bella. Vedo arrivare gente distrutta. Il nostro Bobizza in action. Grazie uomo per prenderti cura di questa gas. Eh? Eh sì.
Allora, lui è che aiuta i piloti quando arrivano, in modo da lasciare un po' di tempo per rilassarsi, mangiare, bere qualcosa e poi ripartire per andare avanti. Qui i ragazzi del team, Natural Team Enduro. Hello! Ok, tutto bene. Stiamo viaggiando con Roby. Sta andando meglio, ormai prendiamo un po' la linea un po' più veloce e siamo sul tetto dell'inferno adesso. Allora, in effetti il veloce mi piace meno, però adesso un po' di sole, un po' di pioggia, non poteva mancare anche la neve. Andiamo? Andiamo! Tank point dopo l'assistenza. Allora, dalla parte dove abbiamo fatto punto assistenza fino a qui è cambiato il tipo di percorso, niente di assolutamente difficile, tutto decisamente più veloce, abbiamo fatto degli altopiani molto belli e devo ammettere un pochino noiosi. Quando ce l'ho. Eccolo qua, il blogger si lamenta ed eccolo accontentato con una bella risalita di una collina bella viscida. Siamo tutti qua che ci arrampichiamo, qua sotto c'è gente che non andiamo. Bloccherone su, Bloccherone su. Ancora non ha finito, ma dai. Sono le 4, siamo in moto dalle 9, il calcolo non riesco neanche a farlo di quante ore sono. Una bella pausa pranzo, una barrettina e bisogna respirare un po', perché è vero che abbiamo fatto quella parte di strada bianca, ma questa Iron non è affatto banale, veramente bella. Checkpoint numero 6, siamo fuori tempo di 6 minuti, quindi la giornata 1 finisce qui, purtroppo. Mi sembrava anche di andare bene, quindi cosa ci vogliamo fare? Comunque mi hanno detto che sono tutti fuori praticamente. It's very bad, all the people are time-barred and we are very sorry for them, but we don't have what to do, just wish them good luck. Push out tomorrow. all the riders, no problem. No, we got no. To drink beer. Yes. Okay. Good luck tomorrow, guys. Okay, thank you. No, good. How was the race? How was? Almost very good, hard. It's tough because it was wet. It's very hard. Almost half of the riders. A little bit sad because I got time barred, but the track was very muddy. The conditions were very, very hard. So it is like 3 times or 4 times harder than the last year. Ferdinando! Wonderful day. And it's... Yeah. We are out. Out.